Sapete che il Vangelo di Matteo, che noi stiamo leggendo in questo anno liturgico, è composto di 5 grandi discorsi. Magari il più famoso è il discorso della montagna, dove c'è la pagina stupenda delle beatitudini, del Padre Nostro. Poi c'è il discorso missionario, il discorso delle cose ultime. E nel mezzo del Vangelo di Matteo c'è il discorso in parabole, che guarda caso noi questa sera iniziamo a leggere, e per varie domeniche ci accompagneranno appunto questo discorso in parabole. Potremmo chiedere anche noi al Signore, l'hanno fatto anche i Suoi discepoli 2000 anni fa: Signore, perché parli in parabole? E poi avete sentito tutta la spiegazione che il Signore dà. Perché vedono e non vedono, perché ascoltano e non ascoltano, perché l'ha lì sotto il naso ma non riescono a capirlo. E allora il discorso delle parabole, proprio il discorso parabolico, è un discorso che il Signore utilizza perché, partendo da fatti ordinari, partendo da ciò che le persone vedono quotidianamente, il Signore, grazie a questo linguaggio, cerca di far scoppiare una bomba perché le persone vadano oltre a quello che loro possono percepire o capire. Ma vediamo se riesco a tradurvelo nella stupenda prima parabola del buon seminatore. Dite la verità, appena noi abbiamo sentito la parabola, subito, perché siamo stati educati così, il nostro pensiero è stato: ma io che terreno sono? Vero? Tanto è vero che l'evangelista Matteo, dopo che il Signore ha raccontato questa parabola, alla sua comunità dà la spiegazione, e dà una spiegazione morale. Il terreno con gli uccelli è questo, il terreno con i sassi è quest'altro, il terreno con i rovi è quest'altro, il terreno buono è dove il seme produce il suo frutto. E la nostra preoccupazione, e questo è un errore, è quello di partire subito da qui. Ok, seminatore esce a seminare, io che terreno sono? Mamma mia, quante volte ascolto la parola e poi me la dimentico, gli uccelli. Mamma mia, quante volte ascolto la parola e dico: uè, viva Gesù! E poi il giorno dopo mi sono già dimenticato. Madonna, quante volte ascolto la parola e la parola scalda un po' il mio cuore, ma poi ho le preoccupazioni della casa, le preoccupazioni del lavoro, le preoccupazioni della... Ma questo è un modo errato di interpretare, di leggere la parabola. Perché il protagonista principale non è il terreno. Il protagonista principale non sei e noi, anche nel nostro cammino di fede, io, non siamo noi i protagonisti. Il cuore della parabola, dove tra l'altro esplode questa bomba, è: il seminatore uscì a seminare. Ma avete presente? Gesù sta parlando di Dio, l'Onnipotente, il Santo dei Santi, colui che non si può nominare. Tant'è vero che i fratelli ebrei, quando incontrano tuttora nella Sacra Scrittura il nome santo di Dio, lo cambiano, proprio non lo leggono, usano un altro nome, pur di non nominarlo in vano. E Gesù che dice: mio papà è un seminatore, il padre mio è come un contadino. Ma addirittura non è come un contadino che conoscete voi, perché figuratevi questa gente seduta sulla spiaggia di Tiberiade ascoltando da quel pulpito la barca, il maestro, ma chissà quante volte avranno visto un contadino, un agricoltore spargere il seme. Ma siamo in Palestina, se un contadino ha una piccola bisaccia con del seme, lo tiene a mano e controlla bene il terreno, mica lo butta via, siamo in una terra molto arida. E invece non solo Gesù parla del Padre dicendo: il seminatore uscì a seminare,
e una parte del seme cadde a destra, a sinistra, sui sassi, nei rovi. Un agricoltore sprecone. Questo è Dio. Ecco la bomba. Ecco la bomba di questa parabola. Noi che tante volte abbiamo in mente che dobbiamo essere un buon terreno, perché così Dio nel mio buon terreno ci caccia dentro il suo seme, e mi spiace, ma non è così. E noi dopo 2000 anni, guardate che questa cosa qui non l'abbiamo ancora capita del tutto. Dio è questo seminatore, non Crumiro. Nel fogliettino della settimana ho messo due parole in bergamasco. Non è uno che altegna ma tiene a mano, ma è un Dio dalle mani bucate. Oh, guardalo là, più bucate di così. E sparge, e sparge, e sparge. Un Dio sprecone, perché gli sta a cuore che cosa? Non che diventiamo bravi, ma gli sta a cuore che la sua parola, che è una parola che cambia, che trasforma, una parola che porta frutto, una parola che trasforma la vita, possa raggiungere tutti. E poi c'è un altro passaggio che vorrei mettervi un po' nel cuore. Questo seminatore sprecone, bello, sorrido mentre lo dico, perché vuol dire che in questo terreno pieno di sassi, grazie a lui, qualche parola magari ci casca dentro. Ma poi questo contadino butta il seme? Certo. E attende. Gesù Cristo non è il figlio del touch, del tutto subito. Attende. La pazienza del contadino. Dio non è colui che, no, semina, anche se il nostro terreno, e aspetta. Allora, di fronte a questa manifestazione, a questa rivelazione che Gesù ci dà di se stesso e quindi del Padre, allora, vedete, dopo, non prima, dopo salta fuori la domanda: Signore, quindi, se tu sei un gran contadino, dalle mani sporche di terra, vi ricordate domenica, imparate da me, che sono mite e umile. Tu sei questo gran contadino con le mani sporche di terra, un contadino che sparge il seme a destra e a sinistra e aspetti, aspetti, non hai fretta, attendi che questo tuo seme possa comunque portare un po' di frutto. Io, Don Mauro, voi mettete il vostro nome, che cosa dobbiamo fare? Subito noi diciamo, dobbiamo diventare un terreno buono. No, no, ma dobbiamo fare come il seminatore. Siamo cristiani, giusto? Cristiano, Cristo. Noi siamo cristiani, gli amici di Fino lo sanno, non perché preghiamo, pregano molto di più altri fratelli che appartengono ad altre religioni. E non siamo cristiani perché facciamo i bravi, questa è un'enorme stupidaggine. Non faccio del male a nessuno. Gira almeno la domanda qualche volta e domandati se fai del bene a tutti, che la domanda diventa un po' più interessante. Ma il cristiano è colui che imita, o tenta perlomeno, di imitare Cristo. E quindi il Signore questa sera ci invita a diventare, guarda quanta gente stasera, dei buoni seminatori, dalle mani bucate, che seminano e che aspettano, che non sono impazienti di vedere subito il risultato. Ho educato mio figlio così, l'ho tirato su in questo modo, e quindi qui mio figlio... Aspetta, tu semina. Ma Don Mauro, seminare nel posto di lavoro, mica ti dico di andare con dei cartelloni a dire viva Gesù, salviamo la Chiesa. No, ma con il tuo modo di stare, con il tuo modo di relazionare. E se ti è data magari qualche volta la possibilità, dillo, dillo, che c'è un Dio che ci vuole bene. Siamo chiamati a seminare amore, siamo chiamati a seminare amore a tutti. Io mi piange il cuore, credetemi, quando so di alcune persone che fanno soffrire altre persone. Mi piange il cuore, perché non siamo venuti al mondo per far soffrire altre persone o per dire tu sì, tu no, tu sei dei miei, tu non sei dei miei, via. Non siamo venuti al mondo per questo.
Siamo venuti al mondo per assomigliare a Lui, buon agricoltore che sparge dovunque la semente dell'amore e attende. Poi diventeremo anche terreno buono. Questo è quello che chiediamo al Signore insieme questa sera. Guardate che il Signore non è crumiro. Vi dicevo, pecca il Signore, anche Lui fa i peccati, pecca in generosità. E poi qualcuno, e concludo, potrebbe dire: Don Mauro, allora il Signore semina. Quanti cristiani hanno seminato in questi 2000 anni di storia? Ma sembra che le cose non cambi. Sembra che le cose vadino sempre un po' così. Cari amici, non buttiamo zolle di terra sul seme buono della parola. Guardate che la parola di Dio è efficace più di quanto ne possiamo immaginare. Quando a volte si sente dire vabbè, ma tanto anche la parola, tanto non cambia niente, non mettere mai in dubbio l'efficacia della parola di Dio, che è vero, qualche volta viene portata via dagli uccelli, qualche volta viene soffocata dai rovi, ma è capace di portare frutto, addirittura il 100%. Chiediamo al Signore di essere così, affascinati dal suo lavoro agricoltore che sparge. Diventiamo anche noi buon seminatori. Sentiamo il desiderio di mangiarla questa parola nelle nostre famiglie. Non abbiate paura, cari amici, un pezzettino di Vangelo al giorno, un pezzettino. Cibiamoci di questa parola e diventeremo seminatori d'amore. Questo mondo aspetta questa cosa qui da noi. Che sia così. Aiutaci, Signore.